Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il blitzer della bufera. Fucile d'assalto, divertimento festivo. Un fucile d'assalto semiautomatico di gittata media che usa munizioni medie per sparare palle di neve. Arma interessantissima, raga, infatti la sua ultima perk, se colpisci un nemico con quest'arma 7 volte, lo congelerai per una breve durata. Non ha effetto sui nemici che sono stati congelati da poco e può verificarsi solo ogni 2,5 secondi. Quindi una delle prime armi a poter congelare senza l'utilizzo di una perk sulla squadra eroi o nella squadra eroi. Dunque, per questo gameplay vi mostrerò quest'arma con due varianti, tutte e due uguali con le perk, nel senso tutte e due acqua, tutte e due danni critici, livello critico. E danni critici, ma una con l'ultima perk che se colpiamo un nemico con quest'arma 7 volte lo congeleremo, e l'altra, come potete vedere, elemento acqua, danni critici, livello critico, danni critici, i colpi critici intrappolano il bersaglio e i nemici vicini entro il 30% per 4 secondi, può verificarsi solo ogni 5 secondi. Posso dire la mia, raga, sono contentissimo finalmente che abbiamo il nostro set d'acqua, perché come potete vedere non si può portare neanche fisico e neanche ad energia, quindi acqua è proprio l'unica possibilità. Sono davvero molto molto contento. Perché? Perché innanzitutto non abbiamo mai avuto un set vero e proprio ad acqua, e diciamo che abbiamo sempre dovuto modificare qualche arma in base alle nostre esigenze. Tipo, se ci piaceva una determinata arma, la facevamo anche ad acqua per utilizzarla appunto contro i nemici di tipo fuoco. Perché ricordiamo, le armi di tipo acqua vanno bene contro i nemici di tipo fuoco, non vanno bene contro i nemici di tipo natura. Quindi se vi si presenta un nemico bello giallo, beh raga, non utilizzate semplicemente un'arma d'acqua. Come vi dicevo già in precedenza, in questo video vedrete tutte e due le varianti che sono riuscito a trovare. Diciamo, adesso nei commenti, se tu hai trovato un'altra variante, mi raccomando fammelo sapere, perché sono davvero interessato a conoscere tutte le perk varianti di queste armi. Comunque, dicevo, nel primo slot, ovvero quello a sinistra, troviamo il blitzer che congela, mentre nel terzo slot, quindi sulla destra, troverete il mio blitzer, quello che intrappola i nemici con i danni ovviamente ai nemici intrappolati. Quest'arma molto molto carina, sinceramente anche l'effetto delle palle di neve è davvero molto bello, se non che il proiettile appunto ci mette un po' di tempo ad arrivare al bersaglio, quindi dovrete sempre stare attenti bene a come mirate e calcolare anche la distanza che percorrerà il proiettile in base a come si sposterà lo zombie. Ciò renderà un po' l'arma, diciamo, da uso ravvicinato, medio ravvicinato, anche perché ha una gittata davvero davvero bassa. Infatti a lunga distanza e medio lunga distanza non consiglio altamente di utilizzarla, anzi non arriveranno proprio i colpi, quindi lo noterete proprio anche voi. In sé il fatto del congelamento rispetto a utilizzare Zenith è molto nerfato, cioè non possiamo affidarci completamente a quest'arma, però dà sempre una mano aggiuntiva nelle missioni tipo fuoco. Nelle missioni di tipo fuoco finalmente abbiamo il nostro R bello utile da utilizzare contro gli smasher grossi, e in più ce li congelerà anche al momento rispettivamente in base a come abbiamo la perk. Comunque ricordatevi che per attivare sempre la perk del congelamento bisognerà optare sempre per una build critica. Nonostante quest'arma anch'essa ha una probabilità davvero bassa, purtroppo sono sempre i colpi critici che faranno entrare il congelamento agli zombie. Però ovviamente se usato con i vantaggi dei rifreccheggianti che ci aumentano il livello critico, come sto facendo io in questo caso, risolverete tutto alla meglio. Comunque, per questo video ho utilizzato mazza, assalto urbano come primario, col vantaggio squadra del totalmente rock. Poi ho utilizzato semplicemente forza di dinosauro, quindi Genesi Rex, visto che comunque col vantaggio del totalmente rock riprenderò sempre la vita. Poi, ovviamente, due vantaggi che mi vanno a attivare il totalmente rock, quindi subwoofer e ritmo di battaglia. Poi ho inserito danni fucile assalto e poi lotta agli sprechi, così vado a incrementare il caricatore dell'arma. Perché di base quest'arma, come potete vedere, utilizza munizioni medie. Spreca ovviamente un colpo alla volta, ha un tempo di ricarica di 2,1 secondi e una dimensione caricatore di 30 colpi. Ho utilizzato una build molto molto semplice per darvi modo anche di capire i veri potenziali dell'arma. Perché, per chi non l'avesse notato, dopo l'aggiornamento di ieri, innanzitutto gli smasher non sono più in grado di saltare sugli sbalzatori, quindi uccidere uno smasher di livello alto non è più un gioco da ragazzi come prima. Bisognerà proprio ucciderlo con le armi, con le abilità, con attrezzi, con armi da mischia, piuttosto che armi d'assalto o difensori che li sparano. In sostanza dobbiamo adottare
molte soluzioni appunto per andare a killare tutti gli smasher elementali. Quindi per quelli di fuoco potrebbe essere una minima opzione per il momento, anche se non per Frost Knight, comunque nelle missioni di livello alto potrebbe essere una valida alternativa a quest'arma. Soprattutto perché raga, sono solo gli smasher che non saltano più, quindi gli altri zombie continueranno a saltare e a prendere il danno da caduta, gli smasher no, dovrete per forza farli fuori voi. Poi ci sono molti altri cambiamenti che dall'aggiornamento di ieri sono stati fatti e non sono stati segnalati, come per esempio i manuali d'addestramento. Ora quando riciclerete gli eroi ve ne daranno un casino, ma costerà relativamente tanto anche potenziare gli eroi adesso. Beh, facendo un paragone, se facciamo un rapporto tra come era prima e come era adesso, adesso dovrebbe essere comunque leggermente più semplice rispetto a prima per quanto riguarda i manuali d'addestramento. Poi è stato cambiato il comportamento di molte trappole, compresa la trappola a gas, la nostra amata trappola a gas. Vedremo tutto questo nel dettaglio nei prossimi giorni, ovviamente, ma la cosa fondamentale è che in zona endgame abbiamo abilità e danni comunque tutti boostati. Non ricordo precisamente la percentuale, per saperlo comunque ti basta guardare il video di ieri, ma questo significa che comunque il gioco sta subendo un meta diverso da quello che era prima. Io, come al solito raga, spero che il video sia stato di utilità per qualcuno. Mi raccomando, ti ricordo che se hai trovato un'altra variante per l'ultima perk di queste armi, scrivimelo nei commenti perché sono uno abbastanza curioso. Per oggi io non posso fare altro che salutarvi. Noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella! If you are meant to take over, then you'll be bringing life.